Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, questo video qua, per chi non lo sapesse, probabilmente dal titolo si capisce, è il video che riguarda il finale di stagione, di questa stagione, chiaramente. Allora, ci eravamo lasciati qua a metà aprile, il perché metà aprile, non diciamo maggio, è perché aprile, nel mese di aprile ci sono 7 partite, in quelle di maggio ce n'era una, quindi ho deciso di fare 4 e 4, quindi arrivare a metà aprile. E niente, siamo in attesa appunto di iniziare la prima delle quest di queste ultime 4 partite. E niente, direi subito di iniziare. Il problema, per chi avesse visto il video precedente lo sa, è che in questa partita tantissimi giocatori sono parecchio stanchi. Perché? Perché quella precedente l'abbiamo fatta solamente 2 giorni prima, ovvero il 15 aprile. Quindi vediamo un po' cosa si può fare. Allora, direi di levare Atsu e mettere Cerny subito. E poi mettere Clark al posto di Tah. Onde Vita problematiche. Vai, iniziamo. Attenzione! Mamma mia, subito. Mi sono catato subito. No! Dai, che zotta! Che palle. No, 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 no! Mamma mia, meno male. 2-0 era ancora peggio, l'osso, eh. Questo è rigore! Infatti, buono, 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 buono. Dai, che forse si riesce a pareggiare. Vai Perez, vai te, mi fido. Ai ai ai, che paura. Non ci voglio rete. Oh, menade, già iniziato male. Poi vesto Savi. Va bene, via. Guardiamo un po' come va a finire questa partita. Un altro rigore. Ora voglio vedere ora. Ora ritiro lì, voglio vedere. Dio, buono, idea. Anzi, guarda, ci metto Correa a tirarlo. Magari dovesse far go. A vedere, eh. Vai. Andiamo un po'. Oh, finalmente! 1-1. Correa. Ogni tanto fa go anche lui. Sul rigore, però. Bene, meno male. Attenzione! Che cazzo, che cazzo. Oh, un'altra volta in vantaggio loro sono andati. 2-1, Ipsic. Mamma mia! Questa andava in porta, era un tiraccio di Willems. Allora, il risultato del primo tempo è 2-1, Ipswich Town. Però c'è da dire che almeno è una partita abbastanza divertente, o perlomeno dopo aver trovato il gol del pareggio l'ha diventata. Guardiamo un po' come va a finire, iniziamo al secondo tempo. Bella roba, vai Osie, non sbaglia, Osie, non sbaglia! Che cazzo di tiro era? Ma che cazzo di tiro hai fatto? Vai a Martei! Eccolo lì! Con l'autogol, Daniel! Amartey, 2-2, boiadi. È anche giusto, Dio buono, di. È ritornata su piedi, oh sì. Tirato, preso il palo. Ale. E andiamo, di. Questo è un caso buono, sì, infatti. Ok. Vai, Yuri! No! Porca troia! Tira Perez! No! Non ci voglio rete! Non ci voglio rete! Vai Yuri! Ma porca miseria! Ma porca miseria! Finisce così, 2-2. Che palle! Perché alla fine almeno un gol ce lo meritavamo. Purtroppo nulla. Il video inizia così con un pareggio. La cosa che mi fa ancora più un pochino girare le scatole è il fatto che già i giocatori erano stanchi perché, come vi ho detto all'inizio, la partita, quella di prima, è stata giocata solamente 2 giorni fa.
Volevo fare qualche cambio, ma dal 65esimo in poi la palla usciva solamente sul tiro di Perez all'88esimo. E ormai ho detto ok, il cambio non le faccio. Aspettavo che uscisse il pallone per poterlo fare. E niente, è andata così. Comunque, come vedo, la prossima partita fra 5 giorni. Sì, quant'è? Ok. E niente. Ah, cosa buona è Norwich, ma non ha perso. È un punto solo. E l'Aston Villa, vedrai, ha pareggiato. No, forse ha perso anche l'Aston Villa. Sì, che sarà 5 punti. Gli sta ancora 6. Buono, buono, buono. Mancano 3 partite, eh. Via, andiamo subito alla prossima. Eccoci qua. Seconda partita del video. E iniziamo subito. Gioca contro il Preston in casa. E boh, pensavo no, so. Che se noi ve la di prima la vincevamo. No, aspetta, prima fatemi fare un cambio alle maglie lì. No, nemmeno questa. Oio e palle. No, via, giochiamo con questa e si mette questa allora. Comunque, se quella di prima la vincevamo, eravamo primi. Ma prendete conto la merda, ci sono. Comunque, allora, per quanto riguarda la formazione di questa partita, direi di fare qualche cambio, di far giocare quelli che prima non hanno giocato, che fra l'altro sono anche quelli che hanno più condizione fisica o forma fisica. Insomma, detto questo, iniziamo la partita. Battono il calcio inizio gli avversari e la partita inizia. Dai, bimbi, cerchiamo almeno questa di vincerla. Ho avuto paura a dirlo perché ho paura di portarmi merda da solo. Addio. Addio via, no, nulla, via, meno male. Vai Martin! Dio, buono. Vai Williams! Boia! E non era nemmeno sul piede, eh! Boia! Rigore stranetto! Meno male, ancora una volta rigore. Tre rigori in due partite. Via, si fa ribattere a Correa che prima ha fatto gol. E la butterà in domo, sta a vedere, eh. Un po'. E invece no! Correa 1-0, più o meno al 40esimo. La sblocca lui sul rigore. Ale, fa solo gol così. No, è vero però, oddio. Oi oi. Se c'è anche qualche altro gol sarebbe molto meglio. Ayomi si è fatto male Azzu. Maledetta la miseria. Meno male. Siamo agli sgoccioli della stagione, quindi di per sé. Se si dovesse essere fatto tanto male, non è che andrebbe a perdere 8.000 partite. Alla Iheanacho, insomma, maledetto, lui si è sbriciolato. Comunque, proprio con l'infortunio di Azu si conclude il primo tempo, andiamo in vantaggio. E bene, bene così. Cerchiamo di mantenerlo. Ah, Martei! Danielino! Vai, ta! Mamma mia, vai Correa. Oh, guarda un po' di centrare meno la porta. Vabbè, ce l'ha messo il suo, però purtroppo non è entrata. Cambio. Allora, se non sbaglio, con la coglia dell'occhio prima ho visto che Perez, infatti, è strastanco. Quindi direi di mettere subito Juan Manuel al suo posto. E poi, quasi quasi, levo Mertè e metto Tielemans, anche se non è il suo ruolo ideale, ma tanto ormai vado allo sbando. Anche Turbe non dovrebbe giocare lì, nemmeno Cerny. Le scazze uguali. Ora, la squadra è questa e cerco di fare quello che posso fare. Secondo me. Vai Turbe che sei veloce. Oh, Correa, la chiudiamo? Eccolo qui! Di prepotenza, anzi, di potenza! Correa, doppietta per lui! Partita diciamo virtualmente chiusa all'82esimo Dugo, si spera di che possa portarci questi 3 punti. Via Ale, attenzione, mamma mia, meno male uscita. Ale, è finita 2-0, torniamo alla vittoria. Bene, bene, bene. Ora guardiamo quanto hanno fatto le altre. In primis l'Aston Villa, perché se dovesse aver perso siamo matematicamente promossi. Infatti non c'è scritto un cazzo. E Norwich. Norwich 2-2. L'ho letto ora. Siamo primi. Vero? Vero o no? Siamo primi. Ale. E bimbi.
E l'Aston Villa ha pareggiato. Siamo promossi, ragazzi. Si va in Premier League. Si va in Premier League. Si va in Premier League. E andiamo di, che bello. Però di per sé il campionato non è ancora finito, eh? Perché voglio arrivare prima. Ci credo. Guardiamo un po'. Atto si è rotto per 3 mesi comunque. Allora, penultima partita. Maledetta la miseria, Norwich ha vinto, ci ha risuperate. E guardiamo un po' come va. Che bello, siamo in Premier League. Oh, a inizio anno, per come eravamo partiti, per i primi 2 mesi, se non sbaglio, non sembrava, che alla fine potevamo andarci almeno direttamente così, ecco, arrivare almeno secondi. Invece, si è sbugiardato tutti. Allora, qualche campione via. Mettiamo subito Cerny, vai. Hanno recuperato perché è passato quanto? Più o meno una settimanetta, poco meno, dalla partita precedente, quindi meno male. Tanti giocatori hanno ripreso fiato, via. Comunque, iniziamo. Si batte noi, dai, bimbi. Che Norwich, maledetto, ci ha superato. Ma Cerny! No, attenzione, perché siamo così scoperti? Meno male. Vai Yuri! Ma porca miseria! Troppo alta! No, no, levane! Mamma mia! Grande parata da Donnarumma, non so come l'abbia presa, però l'ha presa, meno male. Yuri! Pensavo fosse go! Per un momento pensavo fosse entrata. Fa vedere cosa è successo. Dove cazzo è passata? No, dai, ma guarda io. Ha sfilato il 7. Ma io mi si è fatto male con Rea? No, forse no. Comunque, finisce così il primo tempo. 0-0. Sembra che la palla non voglia entrare, eh. Vediamo un po' se succederà nel secondo tempo. Vai con Rea! Ehi, Arto anche lui. Ma che ce l'avete oggi, eh? Noia. Vai! No, ma cane. Cambio, voglio fare un cambio però. Allora. Leviamo. Tielemans e si mette Odegaard, poi si lava i Turbe e si mette Ricci. Per il resto per ora rimaniamo così, cioè per ora. Sì, dai, per ora rimaniamo così, credo che non ci saranno altri cambi. Vai Martin! No, no, via. Mi sa che questa partita qui purtroppo finisce 0-0. Guardiamo. Nulla, 0-0. Che palle, dire. Boh, oh. Ora voglio vedere le statistiche. Dai, 9 tiri a 2, 3, vabbè, 3 in porta. Nemmeno un gode. Porca miseria. Ora il Norwich è. Prima ha vinto. Ora quanto siamo dal Norwich? 1 o 2 punti? Un punto solo. Porca miseria. Siamo arrivati all'ultima giornata di campionato. E a differenza di come spesso è capitato, siamo a pari partite tutti. Quindi diciamo che questa partita deciderà le sorti del campionato, ecco. Vediamo un po' come andrà. Allora, anzi, sorti del campionato, le sorti sul vincitore del campionato. Ok, così per le maglie. I giocatori ci sono, sì. Vabbè, c'è subito Cerny di là, che però preferisco non mettere, ma bensì mettere Ricci al suo posto. Vai, iniziamo. Dai bimbi, all'ultima, eh? A meno che Norwich non vinca 3-0 il primo tempo, sempre se ce la faccio a vederlo. Guardiamo di vincerla. Dai, bimbi, si batte il calcio inizio noi. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Vai Turbe, eccolo lì, subito, Juan Manuel, così in solitaria, la sblocca lui, però è presto perché purtroppo non dipende solo da noi, ecco. Va bene comunque, 1-0 subito, bene, bene, bene. Lui di chi è? Meno male l'ha tirata, no, cosa fai Donnarumma? Mamma mia, meno male l'ha tirata centrale, vai. Che palle questo mio vizio di merda, di bugiare il triangolo, sì. Quando fa uscire il portiere e poi mi rimane pigiato. Meno male non è successo niente. Amartei fuori.
Finisce così il primo tempo, 1-0. Bene, bene, bene. Guardiamo se ci fanno vedere i risultati altrui. Norwich 1-1, ragazzi. 1-1, siamo primi noi momentaneamente. Il problema è che gioca in casa. Quindi ancora peggio, secondo me. Comunque, lo Savone gioca col QPR, che non è una squadraccia, assolutamente. Insomma, iniziamo il secondo tempo. Via, via! Mamma mia! Quanto si soffre ogni tanto, dai, dai. Tira, Rishi, chiudila! No, vabbè, chiudila. Siamo, portaci su 2-0. Chiudila, era troppo. E vai! E dai, e vai, e dai, e vai, e dai. Cambio. Allora, guardiamo un po'. Vabbè, Turbe mi sembra leggermente meno stanco di Ricci. Quindi lavo Ricci e metto Cerny. Poi lavo Tielemans e metto Odegaard. E poi basta. Sì, ok. Finiamo la partita così. Salvo imprevisti. Vai, Turbe, ancora! No, dai, ma tutte arti, ma cos'è? Chiudi la Perez! Dai, 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 dai. E andiamo. Finisce così, però stiamo calmi. A meno che. Vedrai se è vinto. Perché le vede esultà. Se è vinto, vedrai. Guardiamo un po'. Aspettiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma come no? Non è vero. Non si è vinto. Norwich 2-1 ha vinto. Cazzo, esultano. Forse è per la promozione. Ma vaffandomode, peccato. Per un punto e basta. Maledetto per pareggio di merda 2-2, mi pare, quello di prima. Ai ai, e vabbè, è andato così. L'importante, vabbè, diciamo che per quanto mi riguarda l'obiettivo minimo era averlo di addirittura dei playoff. Però vabbè, di per sé l'obiettivo minimo era averlo lì. Anzi, l'obiettivo principale era quello di essere promossi in Premier League. Diciamo che l'eventuale vincita del campionato sarebbe stato l'obiettivo proprio massimo, estremo, no? Di quest'anno. Quindi diciamo che tutto sommato va bene così. Dispiace un po' per questa Savà, soprattutto per un cazzo di punto, però è andata così. Spero ovviamente che comunque a fine anno la società mi tenga, perché in teoria invece l'obiettivo per la società era vincere il campionato. Vedremo. Comunque, ragazzi, allora, vabbè, ora con calma poi allano tutto e vado alla stagione nuova, sperando che appunto non ci siano cambiamenti a livello di panchina. Oddio, sul discorso che mi esonerano, a regola no, comunque, perché comunque sono in Premier League, vabbè. E quindi niente, la stagione è andata così. È finita qua, è finita così. E per nostra fortuna, come prima ho detto, alla fine, tutto sommato, siamo andati in Premier League e quindi la stagione si conclude. Detto questo, allora io, come ho detto prima, arrivo al 1° luglio da solo. La cosa che vi chiedo è che, dato appunto il fatto che siamo in Premier League, come già dissi nei precedenti video sul finale, ora lo dico ancora di più perché è più importante, se avete qualche consiglio da darmi, ve ne sarei veramente molto grato. Comunque, adesso arrivo alle vere e proprie conclusioni, quindi in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, che ci sta perché siamo andati in Premier League, siamo stati promossi, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Via ragazzi, vi aspetto al prossimo video nel quale appunto inizieremo a regola, come ho già detto, salvo imprevisti, la nuova stagione. Una nuova stagione che ci vedrà gareggiare in Premier League. Dai, bimbi. Vi aspetto, io sono già carico. Poi cercarci il mercato subito. Vabbè, via, ci vediamo al prossimo video. Ciao!